Dragon Ball Multiverse Prime. Ragazzuoli cari e Turtles, benvenuti ad un nuovo video sul mio canale. Oggi siamo qui con il quarto episodio di Dragon Ball Multiverse Prime. Avete visto arrivare praticamente tutti i nemici più o meno delle intere serie? Non si sa se ne arriveranno altri, chi ci sarà, però fidatevi che in questa puntata tante cose verranno spiegate. Una piccola cosa devo dirvela però, Godex in questo episodio non può esserci per un suo problema legato alla voce. Non starò qui a spiegare, come avete visto, dopo aver pubblicato l'episodio sul suo canale non ha postato praticamente più nulla di video. Però tranquilli perché il suo spirito è comunque con noi, visto che il copione questa settimana lo ha scritto lui. Facciamo diciamo un po' a testa. L'ultima volta ci eravamo fermati con l'arrivo improvviso di Black Goku e Broly. Beh, perché fermarci ancora? Detto questo, vi lascio all'episodio. Si sentiva freddo, come in una giornata invernale. Quel volto. Black Goku, il male diventato bene, l'eroe che aveva salvato molteplici volte gli Zeta Warriors nell'universo di Multiverse, ora era lì, mascherato dall'altra parte, come se qualcuno avesse riavvolto il tempo. Ma non era così. C'era una ragione, ma nessuno capiva. Nessuno parlava. Tranne lui, Ardos, che aveva capito che c'era di mezzo qualcosa di molto grande. Più grande di una semplice faida temporale che univa due universi paralleli tra loro. Così, il saggio e antico Saiyan prese la parola dicendo: «Black, sei tu, perché ci hai tradito? Che ci fai qui, schierato dalla parte del nemico? Non so di cosa tu stia parlando, Ardos. Ma io sono sempre stato fedele a lui. Dovresti saperlo di chi sto parlando». In un attimo Ardos percepì qualcosa che solo un navigato Saiyan come lui poteva capire. Black non li stava tradendo, ma bensì aiutando dall'interno, facendo il doppio gioco a discapito del nemico. Ma chi era quest'ultimo? Dubbi, come massi, cadevano violentemente nella mente di Ardos, ma solo un nome poteva aver creato e manipolato tutta quella gente, il Gran Sacerdote. Ma come faceva ad essere vivo? Raikon l'aveva distrutto nel torneo del Potere 2, Amorch, invece, lo aveva ucciso dopo aver assorbito il potere delle Pietre Prime. Nel mentre Ardos pensava, Broly incominciò ad intensificare la sua potenza e, rimanendo in forma base, entrò in azione, sfuggendo al controllo di Black Goku e mirando come target Goku e Vegeta. Lo scontro era inevitabile. Così, una nuova battaglia ebbe inizio. Broly, con una potenza nuova di zecca, si lancia su Goku e Vegeta, i quali, per recuperare le forze, si trasformano nel Super Saiyan God. Il problema è che così entrambi giocano sulla difensiva. Allora, durante alcune schivate sugli intensi e violenti attacchi di Broly, Vegeta si porta sotto il Saiyan leggendario e libera la sua forza rilasciando una potenza esplosiva che va dal basso verso l'alto. In quel momento però vediamo proprio Goku trasformarsi nel Super Saiyan Blue, sfruttando il diversivo creato dal principe dei Saiyan, ma Broly fuoriesce dalla tecnica di Vegeta trasformandosi nel Super Saiyan. Quest'aura mostruosa fa praticamente paura a Goku e Vegeta, che davanti a quella forza rimangono a bocca aperta. È impossibile che non abbia nemmeno un graffio, ed è solo al primo stadio del Super Saiyan. Lo vedo benissimo, Vegeta. Carichiamo i nostri migliori colpi prima che si trasformi. Goku non riesce neanche a finire la frase che Broly compare dietro di loro con un blaster energetico e li fa cadere in acqua, privi di forze. Amorch e Raikon riescono velocemente a recuperarli. Goku e Vegeta erano stati completamente distrutti dalla furia selvaggia di Broly. La situazione era critica, perché Raikon e Amorch non si erano ancora completamente ripresi. Chroma era ancora a pezzi e Zaiko aveva usato già gran parte della sua energia per respingere Noctis. Ardos non sapeva cosa fare, così guardò Black, facendogli capire qualcosa che solo loro due potevano comprendere. Il Saiyan oscuro, allora, arriva istantaneamente davanti a Ardos e Zaiko, trasformandosi nel Super Saiyan di quinto livello Rosé.
e lo scontro ha inizio. Black è totalmente avvolto dall'elegante e potente aura del Super Saiyan Rosé di quinto livello divino. Per lui gli attacchi non possono essere lanciati alla minima potenza, quindi ci dà dentro per non dare nell'occhio, colpendo Ardos e facendolo tentennare. In quel momento Zaiko subentra con un calcione sul volto di Black, ma il Saiyan non si muove e girandosi con un ghigno malvagio afferra la gamba di Zaiko lanciandolo a fianco ad Ardos. E proprio in quel momento, con un'espressione malatissima, Black sorride e carica una Black Kamehameha Rosé incredibilmente potente, quanto abbagliante per gli occhi. Dopo che il fumo e i bagliori di energia si spostano, gli Zeta Warriors, compresi Amorch, Chroma e Zaiko, erano stati eliminati. Almeno questo è quello che credevano Broly e Noctis, che a quanto pare erano stati ingannati da un piano ben congegnato da Ardos e Black durante la finta battaglia. Ormai Amorch e gli altri erano già lontani dal campo di battaglia, con le aure azzerate, ed erano pronti per ritornare alla carica. Ma prima bisogna capire e formulare un bel piano contro il nemico. Passate svariate ore ormai dal combattimento con Black e Broly, la notte era ormai quasi passata. Tutti si erano ripresi completamente e ad un tratto, lui, Black Goku, era arrivato. «Salve!» disse Black con voce sussurrante. «Sono felice, Ardos, che hai capito il mio piano. Alla fine, io e te ci somigliamo molto. Grazie per l'aiuto, Black. Ora spiegaci che cosa sta succedendo in questo maledetto posto». Black abbassa lo sguardo. Probabilmente ha molta paura di mettere ansia ad Ardos. «Non ho molto tempo, purtroppo, ma cercherò di essere più riassuntivo possibile. Qualche giorno fa, proprio come è successo a voi, sono stato risucchiato in questa faida temporale. Ma diversamente dal vostro gruppo, io mi sono ritrovato in uno strano posto che somigliava molto al vecchio nido del tempo. Lì c'era ad aspettarmi il gran sacerdote. Senza neanche pensare, ho cercato di attaccarlo, ma qualcosa mi ha bloccato, una forza superiore. Qualcosa mi impediva di muovermi e lui incominciò a parlarmi. «Ciao, Zamasu. Da quanto tempo? L'ultima volta è stata prima che quei dannati Saiyan non eliminassero uno dei miei corpi». «I tuoi corpi?» «Sì, hai sentito benissimo, i miei corpi. Ora, stupida scimmia, unisciti a me. E non ti eliminerò seduta stante. Sai, è difficile trovare servi fedeli. E uno della tua intelligenza mi servirebbe molto. Che ne dici?» «Sai, ho scelto te per un motivo semplicissimo. Il piano per azzerare l'umanità mi ha sempre affascinato, con la differenza che il mio dura da molto più tempo ed ha una spiccata marcia in più. Non mi limiterò solo agli umani, ma a tutti gli universi conosciuti. Un completo reset di tutto». In quel momento cala l'ansia. Black inizia a fissare il Daishin Kan. Ma dopo un cenno di intesa tra i due, Black Goku domanda informazioni. «Accetto. Cosa devo fare? Semplicemente, per farmi desistere dal cancellarti seduta stante, devi darmi prova della tua convinzione e fedeltà. Quindi vai ed elimina i tuoi vecchi amici. Anche loro si trovano in questo mondo. Una volta fatto, torna qui. E forse potrò fidarmi di te». In quel momento mi ha fatto conoscere Noctis e Broly. In più, grazie alla sua potenza, ci ha donato dei potenziamenti. A me, ad esempio, ha fatto ricrescere la coda, e sappiamo quanto la coda per un Saiyan sia fondamentale. «Ero nei guai, Ardos. Non sapevo davvero che fare. Fortunatamente, appena ti ho visto, grazie ad una buona intuizione e tempi giusti, abbiamo creato un piano spero perfetto, anche se dovrò fare molta attenzione». «Sei stato grandioso, Black. Ci hai salvato, ma alla fine ci è riuscito». «Riuscito a fare cosa?» disse Black incuriosito. Ad un tratto prese la parola Raikon. «Ho sentito, vecchio. Ci è riuscito davvero. Ha completato quello che Serori non era riuscito a portare a termine. Cloni divini, garantendosi così l'immortalità anche dalla cancellazione divina. Devo ammettere che l'ometto blu ci ha fregato per bene. Ha tirato su un bel teatro.
dalla sua finta morte a qui. L'unica cosa che non mi spiego è questo posto, e soprattutto, com'è possibile che sia io che Kaidor siamo ancora vivi? Chroma silenziosamente interviene dicendo: credo che sia tu che tuo fratello Kaidor non siate morti. L'esplosione provocata dal tuo attacco suicida deve aver emesso una quantità enorme di particelle divine, che devono avervi teletrasportato in questa faida temporale creata dal Daishin Khan per i suoi loschi piani. In parole povere, la vostra presenza qui non era nei suoi piani. Per questo ci dà la caccia. Sia tu che Kaidor e Amorch siete un grave pericolo per il suo piano di conquista. Teoria esatta, Chroma. Ben fatto, disse Amorch sdraiato a terra. Ora cosa dobbiamo fare, Ardos? Chiese Zaiko, titubante. Aspettiamo la prossima mossa del Daishin Khan. Nel mentre dobbiamo trovare un modo per far recuperare i poteri divini ad Amorch e Raikon, così da avere una forza maggiore per contrastarlo. Nel mentre, da un'altra parte, sempre sullo stesso pianeta, Kaidor, ancora in preda al panico per la perdita dei suoi poteri divini, cerca ininterrottamente una risposta. Fino a che... Kaidor! Finalmente! Da quanto tempo? Che ci fai tu qui? Vuoi farti cancellare? Provaci! Se vuoi magari ci riesci. Allora ci sei tu dietro tutto questo. Chi lo sa? Magari c'è molto di più, figliolo. Chi era quell'ombra maligna che stava parlando con Kaidor? Qual era il vero piano del Gran Sacerdote? E soprattutto, in cosa consistevano i cloni divini che Raikon sembrava conoscere molto bene? La storia era appena iniziata. D'ora in avanti i nostri eroi avrebbero dovuto giocare le carte del loro destino con molta cura. Ragazzi, che puttana! Questo episodio più o meno vi ha spiegato le vicende che stanno accadendo, non tutte ovviamente, perché altrimenti non sarebbe una serie, però fidatevi che quello che stiamo per creare vi spapolerà il cervello ancora più di quello che stiamo facendo adesso. Lasciate un bel like per sostenere questa serie, ma soprattutto per far sentire il nostro calore a Jacopo, che ovviamente settimana prossima tornerà con noi. E niente, mi sembra doveroso anche ringraziarvi per tutti i complimenti, i like incredibili che ci stanno arrivando, per quello che state facendo. Sono veramente, non so, vi ringrazio comunque per ciò che state rendendo possibile, visto che noi avevamo detto che volevamo fare questo crossover e voi ce lo state portando avanti e ci state facendo vivere questa emozione insieme a voi, diciamo così, e noi ci stiamo divertendo a fare questo crossover. E niente, domani, sempre sul mio canale, primo video di Seven Deadly Sins, spero che vi potrà piacere. Detto questo, il video finisce qui, io spero che vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale se non l'ho ancora fatto, non dimenticate di attivare la campanella per non perdervi nessuno dei miei prossimi video. Noi, come al solito, ci vediamo venerdì prossimo sul canale di Godex con un nuovo episodio, plus ultra!